Ed un saluto a tutti voi dal vostro Luca DNG. Ma indovinate un po' di che video si tratta? Siamo ormai arrivati a fine anno, grazie al cielo sta finendo quest'anno. Benissimo, non vediamo l'ora di passare a un altro, speriamo meglio. In ogni caso, come ogni anno, vi chiediamo, vi diciamo, vi ricordiamo che noi tutti gli anni facciamo degli speciali, facciamo uno speciale in cui ci auguriamo felice Natale, felice anno nuovo. Durante questo video, o forse anche live quest'anno, vedremo sotto che forma nascerà questo contenuto. Guardiamo, spacchettiamo, apriamo anche i vostri pensieri. Se voi avete dei pensieri per noi che possono svariare sui qualsiasi cosa che vi venga per la mente, ormai ci conoscete, sapete i nostri interessi, sapete i video di che trattano, quindi avete veramente piena libertà, potete fare un disegno per dire, potete fare un montaggio video, potete voi fare qualcosa con le vostre mani, potete mandarci prodotti da mangiare, prodotti vostri, prodotti acquistati da voi, prodotti acquistati online, che in quel caso verrebbero assaggiati in questo speciale. Oppure può essere qualcosa legato al mondo dei videogiochi, essendo che è il pane quotidiano dei canali, quindi ci sta. Ci piace un po' di tutto, come sapete Sonia è artista, quindi prodotti per disegnare. Come sapete c'è la possibilità di anime, di action figures, ma io non lo so, posso dirvi tutte le milioni di cose del mondo, ma alla fin fine quello che interessa è che è una cosa vostra. Se voi volete fare un pensiero che sia da budget zero, fatto solo per il pensiero di, quindi semplicemente mando un bel disegnino di Luca trasformato in supereroe che tutti abbiamo bisogno. O se per l'appunto volete acquistare qualcosa, potete farlo come ultima cosa. Se non vi viene in mente niente, volete per forza fare qualcosa, dite io non voglio fare qualcosa, ma non ho il tempo di pensarci, voglio comunque. C'è la lista Amazon che c'è tutti gli anni e c'è tutto l'anno. Quindi dalla lista Amazon potete guardare, c'è qualche prodottino per tutte le tasche, cioè da partire da 5 euro ad andare a robe stratosferiche, ci sono i buoni Amazon, che quelli non avete proprio idea e non vi va neanche la roba che c'è nella lista Amazon, mettendo i buoni, semplicemente poi i buoni li utilizziamo per le cose necessarie, perché comunque la maggior parte delle volte tutto quello che viene speso va investito sui canali. Perché bene o male i videogiochi che vedete, la camera, i microfoni, le luci, le cose, bene o male, tutto ha un costo. E aumentano i costi anno dopo anno. Quindi è tutto ben accetto. Spero di aver fatto cosa gradita a qualcuno di voi, di aver ricordato che c'è questa possibilità. E non è obbligatoria in nessun caso, quindi solo se volete, prima che qualcuno dica che io obbligo, che io istigo, che io per favore volete farne parte, noi fa piacerissimo perché siamo una bella community. Ci siamo anche incontrati quest'anno con molti di voi ai comics, è stato bello. Ah, giusto, un'altra delle idee sono anche le cose per il cosplay, le cose. Vedete, c'è tanta roba, tanti interessi, tante cose gradite, c'è veramente di tutto. Come unica cosa vi ricordo che se volete spedire qualcosa da Amazon, passando dal link, la roba ci arriva direttamente perché l'indirizzo è già impostato dentro. Se dovete mandarci roba che potete mandare in digitale, potete utilizzare o le email o Instagram o Facebook, dove si possono allegare le cose.
Altrimenti potete anche fare, in caso di video, il classico lo carico su un canale non in elenco e ti do il link, quindi si può anche fare in quella maniera lì, molto rapido, veloce, o lo potete caricare su un servizio che poi voi ci date il link e lo scarichiamo. Ci sono mille modi per fare la stessa cosa. Se dovete mandarci qualcosa voi, proprio che voi fate il pacchettino e lo mandate, vi serve l'indirizzo, quindi come sempre usate queste piattaforme che vi ho appena detto, come Instagram, come Facebook, per chiederci l'indirizzo se già non lo avete, così da poter mandare il vostro pacchettino. Scriveteci solo sopra o ditecelo se mandate roba deperibile, se mandate dei cibi che vanno, arriva il pacco, devo metterli in frigo perché sennò vanno a male, io il pacco lo aprirei poi per il video di Natale, quindi magari se arriva molto tempo prima e non so che c'è il cibo e non me lo spoilero, poi quando lo apro c'è dentro una bomba batteriologica che ci elimina tutti e non mi sembra il caso di fare questo. Farebbe un casino di visual, piacerebbe un casino, però meglio di no. Questo è tutto, quindi buona continuazione, arriviamo a fine di questo cazzo d'anno, un saluto a tutti voi dal vostro Luca DNG e ci vediamo, ciao!